che ha coniugato, diciamo, come possiamo dire, salutiamo anche Gambino, iscrivetevi al canale di Gambino, iscrivetevi al canale di Gambino, che se vuole posta il link. Salutiamo anche la nostra Grenettina, Green Apple, e dobbiamo dire che Marco Aurelio, oltre ad essere stato un imperatore romano, quindi la massima espressione del potere terreno, uno dei pochi casi, comunque, era una persona che aveva sviluppato anche una capacità, una spiritualità elevata. Ed era proprio, diciamo, anche un filosofo, Marco Aurelio, una persona di grande spiritualità ed esponente, diciamo, dello stoicismo. Nel frattempo, ovviamente, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. E cerchiamo di capire un attimino come lo stoicismo può aiutare nella crescita personale. Lo stoicismo è una corrente filosofica, spirituale, diciamo, razionale fondamentalmente, di impronta razionale, panteista, che è anche dogmatica, diciamo, che però ha un forte orientamento etico che venne fondata, diciamo, nella Grecia antica, ad Atene, da Zenone di Cizio, circa 300 anni prima di Cristo. Quindi, e i principi dello stoicismo hanno avuto un'importante influenza sulla cultura occidentale, hanno influenzato dei pensatori di ogni epoca. E diciamo, tra i più importanti stoici dell'antichità ricordiamo Seneca, Epiteto e proprio Marco Aurelio. Lo stoicismo ancora oggi, diciamo, può essere utilizzata come pratica di crescita personale, può essere molto utile per la crescita personale. E la filosofia stoica, diciamo, ha dei principi fondamentali, poi vedremo come si applica nella crescita personale, come ci consente di migliorare, diciamo, la nostra vita. E intanto ci dice che la natura è razionale e divina contemporaneamente, no? Quindi questo abbinamento tra logica e razionalità, ma anche divinità, quindi una legge divina, no? Noi siamo chiamati in quanto parte della natura a vivere in armonia con la natura stessa. Salutiamo anche Silvana. E gli stoici credevano che la virtù, e con virtù intendevano la capacità di vivere secondo la ragione, fosse l'unica fonte di felicità, no? Quindi gli stoici dovevano seguire i loro doveri. Tra l'altro, anche interessante, anche Marco Aurelio, che essendo uno dei più grandi potenti del tempo, comunque cercava di vivere in modo semplice ed austero. Questa, tra l'altro, è una delle regole che credo che sia molto importante. Va attualmente contro il consumismo sfrenato, no? Oggi ci bombardano facendoci credere che attraverso il consumismo sfrenato, acquistando sempre di più cose, noi possiamo vivere la felicità. Salutiamo Elisa. Potremmo essere felici. In realtà gli stoici, e ripeto, è interessante che uno degli esponenti principali degli stoici sia un imperatore romano, quindi la massima potenza dell'epoca, no? Cioè, come dire, il più grande impero della storia, l'imperatore, la persona più potente del mondo, dell'epoca, del mondo conosciuto dell'epoca, fosse, diciamo, volesse cercasse di vivere o comunque abbracciasse una filosofia in cui, se non te lo fa mettere in blu, Gambino, non so che dirti, non so come mai, non dipende da me. Era interessante che gli stoici credevano che il destino fosse ineluttabile e che l'uomo non potesse controllarlo, però l'uomo poteva, diciamo, controllare la sua reazione al destino. Salutiamo anche Patrizia Perotti. Che
che è uno dei principali, dei principi anche oggi fondamentali, cioè noi non possiamo, come dire, per certi versi, ci possono accadere degli eventi tragici, no? Nella vita possono accadere degli eventi tragici, degli eventi nefasti, negativi, che non possiamo in alcun modo, diciamo, superare, se vogliamo. Spesso potremmo avere difficoltà a superare questo tipo di fatti, questo tipo di eventi. Potrebbe essere veramente difficile, eppure noi abbiamo la possibilità di salvarci, tra virgolette, reagendo nel modo giusto a un evento. Quindi non è tanto la presenza di un evento, quanto il fatto che noi possiamo reagire, diciamo, nel modo corretto a quell'evento. Quindi non è tanto le cose che facciamo, quanto diciamo, la reazione a quello che facciamo, ma è importante rendersi conto che non è tanto quello che ci capita, ma come reagiamo a quello che ci capita. Il destino, quindi, noi possiamo modificarlo nel modo giusto. La logica della stoica, la logica stoica, si occupa del pensiero fondamentalmente, della felicità, e quindi noi possiamo, raggiungere la felicità attraverso alcune virtù che nello stoicismo sono la saggezza, cioè la capacità di vedere la realtà per quello che è. Avere una corretta visione della realtà, questa è la saggezza, ma anche nel buddismo la saggezza è proprio questo, vedere la realtà, avere una corretta visione della realtà, questa è come possiamo dire, l'elemento principale su cui ad esempio si fonda il buddismo stesso, vedere la realtà per quello che è. Ed è un qualcosa di fondamentale, no, questo, perché se noi non riusciamo a vedere la realtà nel modo corretto, ovviamente saremo influenzati in modo negativo dalla realtà stessa. Quindi la saggezza è un punto fondamentale, ma anche il coraggio è una delle caratteristiche, degli stoici. E il coraggio, cioè la capacità di affrontare le avversità della vita. La giustizia è un'altra virtù. Gli stoici dividevano queste quattro virtù cardinali: la saggezza, il coraggio, la giustizia, cioè la capacità di vivere in armonia con gli altri, e anche la temperanza, che era un'altra, è la carta dei tarocchi, no? La capacità, la temperanza, non è soltanto la pazienza, è qualcosa di più della pazienza. La temperanza è la capacità di controllare i propri desideri, perché gli stoici vedevano nel desiderio smodato, quella che si chiama bramosia, l'origine della felicità. Da questo punto di vista, stoicismo e buddismo hanno comunque dei punti in comune. Stoicismo e buddismo, da questo punto di vista, hanno dei punti in comune. Perché gli stoici credevano che queste quattro virtù cardinali, saggezza, coraggio, giustizia e temperanza, fossero, diciamo, necessarie per raggiungere la felicità. Queste quattro virtù permettevano all'uomo di vivere in armonia con la natura e con se stesso. Ovviamente, è interessante, quali sono stati gli stoici principali. Volevo poi soffermarmi su Marco Aurelio, salutiamo Beticotici, perché secondo me non è soltanto un filosofo, ma era anche un imperatore romano, e questo è interessante. Zenone di Cizio è il fondatore dello stoicismo, diciamo, circa 3 secoli prima di Cristo. Poi vi fu Seneca, nessun vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Epiteto nel 50 avanti, no, nel 50 d.C., Seneca era tra il 4 avanti Cristo e mi sembra il 65 d.C. E poi abbiamo Marco Aurelio, che invece dopo Cristo è un, diciamo, intorno al 120, dal 121 al 180 d.C., quindi visse 39 anni, ma la caratteristica di Marco Aurelio è che Marco Aurelio era un imperatore romano,
E questo è un qualcosa di interessante, che poi di cui parlerò perché ci dà delle chiavi. Marco Aurelio ha lasciato anche delle meditazioni molto importanti per la crescita personale. Lo stoicismo ci consente di, ci dà degli insegnamenti per affrontare lo stress e l'ansia, ad esempio. Cioè, anche nello stoicismo, lo stoicismo ci insegna a concentrarci sul presente, a non preoccuparci delle cose che non si possono controllare, perché un problema è tale se si può risolvere. Se un problema non si può risolvere, non è un problema, è un dato di fatto. Attraverso le metodiche stoiche noi possiamo prendere decisioni migliori, perché lo stoicismo ci insegna a valutare le situazioni in modo razionale, quindi dominare le emozioni. Ecco, una delle caratteristiche dello stoicismo è dominare le emozioni, costruire anche relazioni più forti, più importanti, quindi vivere una vita più felice e più appagante, perché ci insegna a vivere anche a concentrarci sulle cose che possiamo di fatto controllare. Questa è una delle caratteristiche importanti anche dello stoicismo. E quindi questa filosofia sta veramente crescendo attualmente, perché la complessità, diciamo, della vita attuale può essere semplificata di molto grazie alle pratiche stoiche. Così come un altro interessante punto dello stoicismo è proprio la ricerca di un senso, di uno scopo, di un significato della vita. Cioè, lo stoicismo offre un senso, uno scopo, un significato alla vita. E lo stoicismo promuove la crescita personale, promuove, diciamo, anche il benessere mentale e fisico, che è un'altra cosa molto importante. Quindi ci sono alcuni suggerimenti che lo stoicismo dà che possiamo applicare nella vita quotidiana, e anche fa parte anche degli insegnamenti che ci ha dato lo stesso Seneca, ma anche lo stesso Marco Aurelio. E a me, devo dire, la figura di Marco Aurelio piace moltissimo nelle pratiche sciamaniche, va bene, Alessio. La figura di Marco Aurelio piace moltissimo, non tanto perché sia un filosofo o un mistico, diciamo, perché Marco Aurelio era un filosofo e un mistico migliore di altri, ma proprio per il ruolo che ricopriva. Perché io credo che sia l'unico personaggio, Marco Aurelio, ad aver avuto tutto questo potere, diciamo, nella vita immanente, ripeto, imperatore romano. In un momento in cui l'impero romano sì, attraversava anche qualche periodo di crisi, ma era come dire, dominava il mondo fondamentalmente. No? Siamo intorno al 100, 120 d.C. Ed era praticamente come dire, il massimo del potere immanente, ma aveva anche è stato anche veramente una persona che non si è fatto trascinare dall'immanenza, ma ha coltivato la spiritualità, ha coltivato la trascendenza, rimanendo però, non è che ha smesso di fare l'imperatore romano, ed è stato anche un imperatore illuminato. Quindi, comunque, lo stoicismo suggerisce di praticare la meditazione, di imparare a dominare le emozioni. Di essere compassionevoli, in primis verso se stessi, di concentrarsi sulle cose che puoi controllare e di imparare ad accettare le cose che invece sono dei dati di fatto e non puoi controllare. E questo è importante, no? Cioè, io credo che Marco Aurelio fosse una delle persone più importanti. Marco Aurelio scrisse il suo diario delle meditazioni in battaglia, e tra l'altro lo scrisse proprio durante le spedizioni barbariche. Cioè, quest'opera di Marco Aurelio è ancora estremamente attuale, fondamentalmente. Potremmo dire che questa persona, Marco Aurelio, se sembra quasi un libro scritto 100 anni dopo Cristo, che invece sembra quasi un libro attuale, fondamentalmente. Dobbiamo
Però non, questo non può prescindere dalla figura stessa di Marco Aurelio. Marco Aurelio è una persona semplice, ma di fatto è una persona che aveva raggiunto i vertici dell'immanenza. E si dice che Marco Aurelio si svegliasse all'alba, mentre avrebbe potuto tranquillamente dormire, no? Ma l'imperatore romano poteva tranquillamente dormire, eppure Marco Aurelio si svegliava all'alba, trascorreva del tempo da solo nei giardini del palazzo e scriveva le sue meditazioni, diciamo, rafforzando, diciamo, il suo impegno verso queste quattro virtù fondamentalmente. Prima di dedicarsi, diciamo, ai doveri di imperatore romano, no? Doveva fare delle guerre, delle campagne, eccetera. Però lui, praticava la filosofia cercando di comprendere le famose domande, no? Della Sfinge: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo? Perché poi queste tre domande, che sono le domande che fa la Sfinge fondamentalmente. Nel Tempio di Delfi, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo? E Marco Aurelio era una persona che dedicava del tempo, e non credo che ne avesse avuto tanto, visto il ruolo che ricopriva, proprio a, diciamo, come possiamo dire, a queste tematiche. Diciamo che Marco Aurelio nacque a Roma nel 121, durante il secondo consolato di suo nonno. Poi perse il padre all'età di 3 anni, la madre lo affidò al nonno paterno, ricevette un'istruzione prevalentemente a casa, era un aristocratico sicuramente. Nell'infanzia, diciamo, trascorse l'infanzia e l'adolescenza in un ambiente di nobiltà romana. Quindi studiò comunque la filosofia, la cultura classica, e poi divenne imperatore romano quando, nel 138 Adriano, che stava morendo, diciamo, dovette scegliere un successore, e la scelta cadde proprio su Marco Aurelio. E quindi egli divenne imperatore, quindi in quell'epoca nel 138 d.C. E comunque lui rimase sempre un filosofo, rimase sempre collegato allo stoicismo e non si lasciò trascinare, diciamo, dalle sue, come possiamo dire, incombenze e dai suoi privilegi, diciamo, materiali e immanenti. Quali sono i suggerimenti che provengono proprio da Marco Aurelio? Intanto, la prima cosa fondamentale è il controllo delle emozioni. Marco Aurelio parlava di mindfulness già migliaia di anni prima che il mindfulness esistesse, no? Marco Aurelio, grazie Barbie, ringraziamo Barbie. Se volete fare una donazione al canale, potete cliccare sul tastino Super grazie, cioè sul tastino col dollarino. Allora, tra gli insegnamenti principali di Marco Aurelio è il discorso legato alle emozioni. Allora, c'è la convinzione che noi dobbiamo, se vogliamo essere felici, imparare a controllare la nostra mente. E questo è un parallelo molto interessante con il buddismo, ad esempio. Il controllo mentale in 7 punti, no? C'è uno degli insegnamenti del Tantra, del buddismo tantrico tibetano, che sono proprio l'insegnamento
del controllo mentale in 7 punti, di cui magari un giorno parlerò. E comunque Marco Aurelio ci ricorda che la nostra mente è il bene più prezioso e non dobbiamo rendere la nostra mente schiava delle emozioni. Le emozioni come ad esempio l'innamoramento, come ad esempio l'attaccamento, soprattutto le emozioni distruttive. Le emozioni distruttive sono quelle che ci trascinano, diciamo, lontano dalle quattro virtù e queste emozioni, diciamo, derivano dai desideri e dalle paure. Sono i veleni mentali del buddismo, no? La rabbia, l'invidia, la gelosia, la tristezza, l'ansia. Gli stoici considerano queste emozioni distruttive perché ci fanno stare male fondamentalmente. Ci sono poi emozioni positive. Le emozioni positive, ovviamente, dobbiamo imparare a sviluppare queste emozioni positive. E le emozioni positive come la felicità, la gioia, ma anche la saggezza, e quindi dovremmo sostituire, diciamo, le emozioni negative con le emozioni positive. E tra l'altro, un altro concetto molto importante è il concetto di libertà. È un concetto che insegnava anche Marco Aurelio, e tenendo conto che eravamo in una società in cui c'era la schiavitù, parlare di libertà era una cosa interessante. La libertà, secondo gli stoici, non dipende da condizioni esterne. Paradossalmente, uno schiavo romano potrebbe essere più libero di una persona libera. Perché la schiavitù dipende, la libertà dipende dal nostro io interno, dal nostro stato interiore. Possiamo essere liberi, diciamo, indipendentemente dalla situazione esterna, riuscendo a controllare le nostre emozioni e a mantenere la calma e la saggezza mentale. Io ho trovato lo stoicismo veramente affine al buddismo. Quindi, ma questo vale anche nella vita moderna, no? Persone che si lasciano prendere dall'ansia, si lasciano prendere dagli attaccamenti, dal fatto "Ih, mi ha lasciato, mi ha lasciato, ih, mi ha lasciato, mi ha lasciato, ih!" E quindi vanno in tilt per queste cose. Invece dobbiamo imparare che, oppure stress da lavoro, no? Qualunque situazione stressante viviamo al lavoro, perché siamo stati lasciati, perché ci capita un evento negativo, dobbiamo imparare a controllare la nostra mente per conservare la libertà. La libertà risiede proprio nella capacità di controllare le nostre emozioni e di affrontare con calma qualsiasi situazione, cioè è una sorta di resilienza emotiva fondamentalmente. E questo è un concetto molto interessante che sicuramente avrà aiutato anche Marco Aurelio, visto che come comunque imperatore romano, voglio dire, avrà avuto come dire, qualche problematica da affrontare fondamentalmente. Gli stoici credevano che queste emozioni negative, diciamo, come la rabbia, la paura, la tristezza, fossero dovute alla mancanza di saggezza, quindi a una non corretta visione della realtà, che è lo stesso concetto che troviamo nel buddismo poi. Che il buddismo è nato semplicemente circa 300 anni prima, comunque, dello stoicismo, e quindi dobbiamo imparare a sviluppare quella che si chiama resilienza emotiva, cioè imparare ad accettare il destino, imparare a dominare le proprie emozioni. E però a questo punto viene detto come, no? Sia il buddismo che lo stoicismo forniscono degli insegnamenti per imparare a controllare e a dominare da un certo punto di vista la nostra emotività. Per prima cosa, secondo gli stoici, dobbiamo imparare a fare una cosa semplice, ma imparare a evitare di reagire impulsivamente. Qualunque cosa succeda, dobbiamo prenderci del tempo prima di reagire, dobbiamo diventare consapevoli di noi stessi, quindi e analizzare la nostra situazione, dobbiamo capire esattamente quello che proviamo, guardare le nostre emozioni
E renderci conto anche delle situazioni, no? Che cosa provocano sul nostro fisico. Ad esempio, una persona che magari è stata abbandonata potrebbe anche percepire un nodo allo stomaco, potrebbe percepire qualcosa di fisico. Ecco, comprendere quello che stiamo provando, diciamo, è il primo passo fondamentale per poterlo eliminare. Poi il secondo passo consiste nell'individuare la causa di quell'emozione. Che cos'è che ti dà quell'emozione? Magari il tuo capo che ti ha fatto il cazzatone, oppure diciamo è qualcos'altro. Quindi è molto importante non fermarsi all'apparenza. Spesso le motivazioni che noi diamo sono motivazioni apparenti, c'è qualcosa di sottostante. Qua andiamo anche un po', se vogliamo, nelle teorie dell'imprinting, della psicanalisi. Ed è interessante come questo sia avvenuto, diciamo, 300 anni prima di Cristo. Quindi comprendere la causa delle emozioni, cioè quali sono gli eventi scatenanti. Oggi diremo, le neuroscienze direbbero i trigger, no? Quali sono i trigger che fanno scatenare le emozioni. E questo è l'altro passo fondamentale per imparare a dominare le emozioni. L'ultimo passo, diciamo, è la scelta di mantenere la calma, di canalizzare queste energie su qualcosa di importante. Questi insegnamenti, diciamo, sono anche insegnamenti che Marco Aurelio insegna con le sue meditazioni. L'imperatore, diciamo, credeva anche che, giustamente, che il nostro pensiero influenzasse moltissimo ciò che siamo e ciò che agiamo. Quindi dobbiamo, per controllare le nostre emozioni, imparare a controllare i nostri pensieri. Spesso le emozioni governano i pensieri, cioè noi proviamo un'emozione e questa governa il nostro pensiero, però poi i pensieri vanno ad amplificare le emozioni. Quindi esiste un intreccio forte, potente tra pensieri ed emozioni. Imparare a dominarle, diciamo, è fondamentale, anche perché queste emozioni offuscano il nostro cervello, anche perché queste emozioni sono distruttive e non ci permettono di intraprendere e di portare avanti delle azioni che possiamo definire virtuose. Quindi, poi Marco Aurelio dà anche una serie di abitudini pratiche che sono molto utili, un'alimentazione salutare, ad esempio. Già, diciamo, Marco Aurelio all'epoca dava dei consigli alimentari, no? Dove diceva di consumare frutta, verdura, cibi nutrienti, insomma. Beh, è interessante. Parliamo di 300 anni prima di Cristo. Poi un riposo adeguato, ma anche il contatto con la natura. A parte che all'epoca credo che il contatto con la natura fosse molto più facile di oggi. Bere abbastanza, fare esercizio fisico, fare meditazione, imparare a studiare fondamentalmente. No, Marco Aurelio non credo che fosse vegano perché tra le sue cose alimentari, diciamo, Marco Aurelio sicuramente dava anche cibi, proteine magre, diciamo, no? Quindi però era comunque una persona sicuramente illuminata. E secondo Marco Aurelio dava anche la scrittura come modo espressivo, quindi imparare a scrivere, ma anche delle tecniche di respirazione. Quindi il controllo delle emozioni, un'altra caratteristica fondamentale per Marco Aurelio, ma d'altra parte non sarebbe diventato imperatore romano, era il coraggio, cioè in molti momenti della nostra esistenza noi dobbiamo fare degli atti di coraggio, che è quello che dobbiamo fare anche oggi. Il coraggio oggi non significa andare in battaglia con la spada, a sconfiggere nemici, ma potrebbe essere, ad esempio, mandare a fanculo una persona che non ti sta dando quello che tu vuoi. Quindi non è che il coraggio all'epoca probabilmente era fare il gladiatore, andare ad assaltare capisaldi nemici. Oggi, almeno nel mondo in cui viviamo noi, potrebbe essere semplicemente levarci dai coglioni una persona, diciamo, oppure il coraggio di dire di no, ad esempio, il coraggio di dire la verità, il coraggio di dire di no,
Quindi questi sono i consigli che Marco Aurelio dava all'epoca e sono un po' le basi, diciamo, della filosofia dello stoicismo che è veramente molto vicina al buddismo. Tra l'altro, anche le tecniche di visualizzazione, no? Marco Aurelio, diciamo, ha anche, come dire, anche insegnato la visualizzazione. È una visualizzazione interessante che chiamava visualizzazione negativa. Come funziona questa visualizzazione negativa? Devi iniziare identificando una situazione che vuoi affrontare, un problema, una situazione problematica che vuoi affrontare. Quindi la visualizzazione negativa inizia proprio pensando a questo problema, a questa problematica. Poi devi trovare ovviamente un luogo meditativo, un luogo tranquillo, respirare. Lui suggeriva una respirazione quadrata, cioè inspiro, trattengo, espiro, trattengo, che tra l'altro è una meditazione usata anche oggi, ad esempio, nel Kundalini Yoga, per aiutare a salire la Kundalini. Comunque, trovare un ruolo tranquillo, rilassante. E immaginare vividamente la situazione problematica, diciamo, vederli in ogni dettaglio, poi entrare nei dettagli delle difficoltà. Immagina, ad esempio, che cosa potrebbe andare storto e come tu potresti reagire. Immagina magari una persona che ti può fare qualcosa di male e come potresti reagire. Quindi la visualizzazione negativa è interessante perché ti fa vedere sì le situazioni più negative e nefaste che la tua mente ti propone, ma ti fa anche trovare la soluzione, sempre in stato meditativo. E credo che sia innovativa, anche oggi credo che sia innovativa questa strategia, perché oggi normalmente nelle visualizzazioni ti dicono visualizza la cosa come se l'avessi raggiunta. Invece questa tecnica di visualizzazione di Marco Aurelio è molto diversa, ti dice visualizza il problema, le cose peggiori che ti possono capitare, ma visualizza anche la soluzione, come tu reagisci. E quindi praticamente, salutiamo Light, ti dà la possibilità di imparare, diciamo, come uscire fuori dal problema. E durante la visualizzazione, di fatto, impari, sviluppi le strategie mentali per affrontare le difficoltà peggiori, perché sono quelle che hai immaginato tu. Quindi non sono difficoltà così che ti dice qualcun altro, ma sono le difficoltà che tu temi, perché sono quelle che hai immaginato tu. E quindi questa visualizzazione negativa ci prepara o prepara mentalmente le persone ad affrontare i momenti difficili e anche a ridurre l'impatto emotivo quando questi momenti, se si verificano, perché comunque li hai già pensati, hai già pensato alla soluzione, hai già pensato come uscire fuori. Quindi questa visualizzazione negativa va praticata, diciamo, per migliorare la propria preparazione mentale. E quindi mira a potenziare la tua forza interiore e mira a una sorta di problem solving, fondamentalmente a sviluppare le tue capacità. Ecco, questo, è un piccolo assaggio, diciamo, delle cose che insegna lo stoicismo. Ma magari farò altri video se questi video qua possono interessare, perché lo stoicismo è un qualcosa di più complesso, però questa è la prima cosa che i rudimenti, diciamo.